perché se all'apparenza può sembrare una mostra tradizionale come soggetti, non lo è affatto per nulla per quanto riguarda la tecnica esecutiva, perché qui c'è un pittore che il pennello non l'ha mai usato. Queste opere proprio, però qui capirete come sono state realizzate, questo vi dà anche l'idea, anche lo spessore della tecnica da autodidatta, e secondo me di questo tu deve essere molto fiero, che ha utilizzato per queste opere veramente di grande impatto anche fisico ma anche emotivo. Quindi l'amministrazione comunale, il museo, continua quel percorso avviato esattamente 10 anni fa, nel 2004, quando venne riaperto il museo dopo i noti eventi sismici, di ricerca, di presentazione di varie espressività dell'arte contemporanea, dalla fotografia. Mi ricordo che la prima mostra che abbiamo fatto era quella di Franco Fontana, proprio nel giugno del 2004, quando abbiamo riaperto il museo, alla pittura più tradizionale, alla scultura, alla grafica, cercare di dimenticare le varie forme di espressività, con una particolare attenzione anche per il nostro territorio, perché il museo civico è una galleria di esposizioni, il museo civico hanno direi anche il dovere morale di valorizzare quello che il territorio, quello che in sede locale viene prodotto ovviamente di qualità, forme anche di sperimentazione dell'arte come queste, sulle quali vi dirà adesso Francesca Baboni, che ha scritto il breve saggio introduttivo sulla mostra, che dà conto comunque anche della tensione emotiva interna che ha mosso Luca nella ricerca dei soggetti, ma soprattutto nella realizzazione degli stessi. Mi diceva Gabriele, quando Luca Battistoni mi ha chiesto qualche mese fa di presentare la sua mostra, scrivendo un breve saggio, una presentazione, mi sono accostata con molta curiosità anche al suo lavoro, che conoscevo poco, anche perché, appunto, come diceva Gabriele, mi ha incuriosito il fatto che fosse un artista della città e quindi di Correggio, diciamo adottato da Correggio, perché in realtà Luca nasce a Porto di Viro, vicino a Rovigo. E mi ha incuriosito molto anche la sua storia, perché Luca appunto nasce come autodidatta, quindi già questa cosa è particolarmente interessante, perché non ha alle spalle né studi di accademia né studi di qualsiasi altro tipo, quindi è tutto talento che viene dalla sua capacità creativa e inventiva. Ed è sempre stato affascinato fin da piccolo dai grandi maestri, quelli che sono i maestri del passato, li ha studiati. Alla fine degli anni 90, quando si è trasferito in zona a Carpi, che ha iniziato ad esporre a livello nazionale dei circuiti, diciamo, dell'arte contemporanea, ha anche aderito a un movimento denominato arcaismo, che proprio si rifaceva a quei modelli. Quindi questo è molto importante per capire anche il tipo di esposizione, di apparizioni appunto di questa mossa. È molto importante capire i modelli che ci sono dietro, e cioè la tradizione della storia dell'arte, a partire fino dall'antichità, quindi dai pittori del 400 e del 500. Ecco, guardando il lavoro di Luca, in mostra Luca ha messo il suo lavoro inedito e nuovo, diciamo la sua nuova ricerca, perché lui ha iniziato anni fa con i materiali, quindi le sabbie in particolar modo e le terrecotte. A lui interessava molto indagare l'utilizzo dei materiali nei loro quadri, e piano piano alla fine di questo percorso è arrivato con i nuovi lavori, quelli che sono in mostra, che sono realizzati con una nuova tecnica tutto particolare.
Ecco, il lavoro di Luca perché anche mi ha affascinato. Si può fare una riflessione per quanto riguarda l'arte contemporanea. Come ho scritto anche nel mio saggio, sembra che nell'ultimo decennio l'arte contemporanea sia vista un po' come sinonimo di ideare, cioè anche artisti internazionali che sono affermati sul piano internazionale vengono, diciamo, considerati più per le loro idee che per le loro tecniche. Basta un'idea vincente e già diciamo, viene ritenuto l'oggetto artistico degno di nota. Il lavoro invece di Luca si rifà a una tradizione diversa e quindi anche a una linea diversa, che vada di più a quella che è la tecnica, e quindi la tecnica anche certosina, quella che veniva utilizzata anche in passato. Quindi più che l'idea, quello che conta è la costruzione dell'opera formale. Si rifà poi a quella categoria diciamo, di opere che è chiamata anche categoria iperrealista o dell'iperrealtà, perché come vedrete i suoi ritratti sono molto, tra virgolette, fotografici. Ma la cosa interessante è la tecnica nuova che utilizza Luca, che è una cosa veramente originale, perché lui utilizza la tecnica della carta vetrata. E i soggetti che vedete in mostra sono soprattutto ritratti sia di donne che di uomini o che di pittori del passato che lui omaggia, oppure nature morte, poche nature morte, sono tutte realizzati o quasi, tranne un piccolo nucleo di disegni a matito, a pastello, con la tecnica della carta vetrata, una tecnica veramente molto sperimentale. Quindi Luca parte da una base nera, da una base a grafite. Sapete che la grafite è un elemento naturale, proviene dal diamante, quindi ha una sua luminosità, e poi con la carta vetrata toglie il colore, cioè toglie la materia sulla tavola di legno piombo e fa apparire l'immagine. Per questo che la mossa si chiama apparizioni, proprio perché le figure sembrano apparire dal fondo. E il risultato è veramente interessante, perché sembrano proprio realizzati a matita, sembrano opere, ritratti realizzati a matita, tra l'altro con una attenzione particolare all'espressività dei personaggi. Quindi c'è anche questa sorta di volontà di indagare l'espressività umana e quella che è l'anima. Praticamente Luca riesce a fare questo gioco di finzione, artificio, illusione e realtà, mettendo insieme diversi piani dell'idealità e della realtà, al punto che non si capisce più se siano fantasmi che appaiono dal passato oppure se siano persone reali. Un gioco così molto divertente che riprende anche il passato si trova nella saletta in fondo, dove Luca ha ricostruito una sorta di Wunderkammer. Le Wunderkammer erano gli studioli dei signori, molto insomma conosciuto era lo studiolo di Isabella d'Este, per esempio, a Mantova. E i signori amavano dentro i loro studioli, che riempivano le loro chincaglierie o le cose che più collezionavano e amavano, circondarsi poi di opere d'arte, quindi chiamavano gli artisti più importanti del momento a arredare i loro studioli. Lui ha creato un piccolo studiolo con un omaggio a quelli che sono i maestri del passato, quindi vedrete ritratti di Rembrandt che si rifanno all'autoritratto di Rembrandt, una copia del Cristo del Mantegna, c'è anche la Gioconda, quindi è una sorta di rimando mnemonico al passato. E la cosa interessante è che ha utilizzato anche per incorniciare queste opere delle cornici barocche, quindi antiche, quindi proprio per alimentare questo discorso della finzione e dell'illusione. È come se ci si trovasse all'interno di uno studiolo, diciamo così, d'altri tempi, però dove tutto viene rielaborato in modo contemporaneo. Perché poi l'originalità di Luca sta non tanto nel soggetto, che è soltanto un mezzo, un viatico, un medium per ottenere quello che vuole ottenere, ma nel virtuosismo proprio della tecnica. Per esempio anche questo quadro, che rimanda alla cesta del Caravaggio, la famosa cesta misteriosa che non si sa poi in realtà se sia realmente di Caravaggio o no, viene tutto realizzato con la carta vetrata. Quindi voi pensate, il riferimento è una natura morta seicentesca, in realtà poi la rielaborazione è la
Luca è tutta sua, tutta originale. Quindi interessante questo gioco, e anche vedrete nella stanza appunto Wunderkammer un tavolo al centro della sala con dei lenti di ingrandimento che potrete prendere per guardare meglio le opere. Infatti le lenti si possono prendere per guardare anche come Luca utilizza questa cosa, questo gioco della carta vetrata, questa tecnica molto particolare, quindi uno può vedere attraverso la lente tutti i minimi particolari del quadro, e non solo, ma ha messo anche i suoi pezzi di carta vetrata di varie dimensioni e i suoi attrezzi da lavoro, quasi a voler spiegare insomma la sua tecnica, che tra l'altro si esprime anche attraverso pensieri privati, annotazioni, perché il lavoro poi pittorico, tra virgolette, di Luca si affianca poi a tutta una riflessione sua concettuale riguardo il ruolo dell'arte, e anche critica da certi punti di vista. Proprio per questo lui poi si rifà al passato, perché ha anche una visione critica nei confronti di certa arte contemporanea. Quindi nasce da lì specialmente quella dell'estate, cioè nasce proprio lì, sì, il motivo in cui io facevo le opere con le sabbie, le tagliavo, le scavavo. Sì, infatti era come distruggere qualcosa. Un'arte che non vuol morire, che, sì, che urla, che grida. Certo, che vuole rimanere legata al passato. E allora ecco queste cose che poi dopo si è trasformata anche un po' in altri tipi di visioni, perché cambia il ciclo. La mia ricerca comunque continuava. Comunque a proposito, volevo ringraziarvi tutti per essere qui oggi. Poi per me è un onore esporre le mie opere in questa sala, che insomma siamo in casa dai Correggio, voglio dire. Infatti Luca ha fatto poi anche un omaggio alla sua città, perché del monumento di Vincenzo Vela col Correggio, quindi ha voluto proprio omaggiare. Volevo comunque farvi vedere il mio nuovo pennello. Io con questo qua faccio tutto, naso, la bocca, le orecchie, i capelli, dopo va in base alle dimensioni della carta ovviamente, perché io non sono partito subito a fare così, ma sono partito magari con la bruschettina, a fare cominciare i primi effetti, così. Poi ho trovato una mia ricettina per avere anche il fondo, che in parte è in graffite, ma non tutto così, qualche mistero comunque rimane. Per il resto, che non è una passeggiata di sicuro, fare quello là con questo non è una passeggiata, tanto meno questo, vabbè. Però un po' alla volta lo faccio. Allora, io esempio per fare la seconda, l'ho fatta con questo, ecco, è con questa, cioè qua nasce la seconda. Cioè, al di là di Leonardo. Leonardo l'ha fatta olio, molto delicata come personaggio, da andare dietro con questo è molto delicato, ma lo è anche se vai con la matita, con l'olio, la Gioconda è la Gioconda, non è facile. Se non c'era la Gioconda non c'era neanche quel Perciò io ho fatto anche un po' una sfida con la mia tecnica, no? Facendo la Gioconda, perché io faccio anche le cose difficili per vedere dove arrivo io. A parte che i soggetti storici tendono anche, secondo la mia tecnica, a risaltare anche meno, nel senso che sono colti con la luce giusta, così, allora magari mi attrae, specialmente le prime volte. Sono usciti questi, adesso chiaramente farò altre cose, infatti dopo tutta la sala qua non riguarderà più niente in assoluto nella storia questa. Cioè qua c'è l'entrata, qua c'è un punto cruciale, no? Poi qua non esiste più niente, c'è quadri miei, tutte cose, anche qua comunque carta vetrata. Ormai è il mio modo di fare le cose. Però vi assicuro che io, guarda, sono andato a vedere in internet Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, che fa questa tecnica, esiste a Correggio. Luca Battista, quindi è originale